Questa, se la ingrandisci, ovviamente è lo stemma ufficiale della missione tedesca in Antartide nel 38-39 con una nave che si chiamava Neuschwabbeland, appunto Nuova Svevia, ed è così che verrà denominato, circostanziato e perimetrato l'intero territorio, oggi terra della regina Maud, che i nazisti avevano sostanzialmente annesso al Terzo Reich, parliamo di un'estensione territoriale di 600.000 km², con all'interno una catena montagnosa molto importante che è quella dei Monti Muli Golfman, alti fino a 3.500 metri, ma soprattutto, secondo alcune testimonianze, e lo ripeto, sono di provenienza sovietica o addirittura tedesca della Germania dell'Est fino alla caduta del muro di Berlino. Stiamo parlando di documentazioni che parlano di un territorio non lontano dalla cosiddetta oasi di Schirmacher e quindi dalle cosiddette valli geotermali, dove tutto l'anno, ricordo la temperatura in Antartide, in queste valli lunghe centinaia di chilometri, è più 14 gradi centigradi, quindi una temperatura che niente a che vedere con il resto dell'Antartide. Ma c'è un territorio, ripeto, fra la costa della principessa Astrid, almeno questo è quello che ci dicono le cartine o i report che ho potuto consultare, e la costa del mare di Lazarev, di 5.000 km² di terreno particolarmente fertile, quasi sempre libero da ghiacci e neve e in qualche modo sostanzialmente addirittura coltivabile. In questa zona probabilmente i tedeschi fondarono una delle loro tre basi o punti d'appoggio, che è quella che poi anche nella vulgata popolare, più o meno fantastica o più o meno leggendaria, è la famosa base 211 o Neu Berlin o Nuova Berlino.